A Bulzi, il primo esperimento in Italia di amministrazione partecipata, un'assemblea di cittadini estratti a sorte vota le proposte per il paese. Andiamo adesso a Bulzi, dove nasce il primo esperimento di assemblea di cittadini in Italia. Ce ne parla Franco Ferrandu. Nasce a Bulzi in Anglona il primo esperimento in Italia di assemblea dei cittadini estratti a sorte, chiamati a discutere, deliberare e proporre su temi di interesse generale, in questo caso progetti per arginare lo spopolamento. Si chiama Bulzi Futura, fa parte delle iniziative per la ricerca di nuove forme di democrazia, diretta o partecipativa, nasce anche per l'impegno della Proloco. In un momento in cui non potevamo, per via dell'emergenza sanitaria, fare manifestazioni e eventi, abbiamo deciso di fare un progetto, quindi di partecipare al progetto Bulzi Futura. Da un campione rappresentativo della popolazione sono stati estratti a sorte 12 cittadini. Dai 13 ai 76 anni le assemblee dei cittadini esistono in tutto il mondo. Questo grande progetto continentale con cui tanti cittadini europei estratti a sorte hanno fornito raccomandazioni alle istituzioni dell'Unione Europea. Noi lo stiamo facendo in piccolo, dal piccolo di Bulzi al grande dell'Europa, perché le raccomandazioni dei bulzesi e delle bulzesi poi arriveranno fino alla conferenza sul futuro dell'Europa. Per la giovane amministrazione del comune dell'Anglona un confronto continuo e costruttivo. Quindi abbiamo grandi aspettative laboratorio, perché è un laboratorio di tutto il paese, compresa l'amministrazione pubblica, con la quale appunto spero ci sia un bel rapporto e un bel confronto.